belle queste immagini del nostro taxi, della nostra mascotte di Ceramicanda, che per anni ha tenuto compagnia a voi, a noi e agli ospiti che abbiamo ospitato a bordo per realizzare delle interviste che hanno caratterizzato un po' la storia di Ceramicanda. Ma non è per questo motivo che vi abbiamo presentato il taxi nero di Ceramicanda. Lo abbiamo fatto perché due settimane fa è successa una cosa del tutto particolare, cioè una società cinese ha acquistato l'azienda che produce questi simboli della Londra, di Londra e anche dell'Inghilterra. L'industria cinese Geely ha comprato le fabbriche del vecchio Cab Nero, il taxi simbolo di Londra, per 11,4 milioni di sterline. L'azienda automobilistica cinese ha comprato impianti e attività della Manganese Bronze Holding, che produce con il marchio LTI gli scarafaggi neri a quattro ruote. Questa è una notizia strepitosa, perché questi cinesi sono capaci di acquistare le aziende più rappresentative di una nazione. Bene, dopo avere acquistato il gruppo Ferretti, per esempio nel campo della nautica, il 75% di questo gruppo che produce yacht di lusso, a Milano apre un'agenzia cinese di rating, Dacomp Europe, con il compito di studiare affari sul mercato italiano, mentre il 1 gennaio 2012 decuplicati gli investimenti cinesi in Italia in meno di 6 mesi, pensate un po', hanno portato avanti investimenti per 528 milioni di euro. E la Cina, per parlare del rapporto con gli Stati Uniti, ha finanziato i consumi dell'America, visto che da sola Pechino rappresenta crediti per 1.154 miliardi, superando il Giappone, verso cui l'America è indebitata per altri 1.121 miliardi di dollari. Ed ecco che tutti questi acquisti, questi movimenti da parte della Cina ha sollevato la preoccupazione di Copasir. La preoccupazione è contenuta anche nella relazione semestrale sulla sicurezza italiana elaborata dai servizi segreti. Beh, io credo che comunque siano soldi che arrivano in Italia, siano investitori che arrivano in Italia, perché poi dobbiamo anche domandarci a latere di questa preoccupazione di Copasir, che fine avrebbe fatto il gruppo Ferretti, che fine avrebbe fatto l'industria che produce i taxi neri se non fossero intervenuti questi investitori cinesi. Il rischio qual è? Il rischio è che vengano in Italia e che poi producano sia le imbarcazioni da una parte sia i taxi dall'altra nel loro paese, e qui i posti di lavoro che hanno sempre portato ricchezza all'economia europea vengano a meno. Ma di questo, ovviamente, su questo rifletterà il nostro paese, rifletteranno i nostri politici, se non sia il caso di applicare i dazi che anche in Cina vengono applicati e che disturbano le nostre esportazioni verso quel paese.